Grazie e benvenuto in questo nuovo vlog. Noi stiamo andando a fare un tracciatino. Non vi dico l'affanno e la tachicardia che ho, che veramente ve la risparmio. Comunque, faccio il mio outfit da balena. Oh mio Dio, sto esplodendo. Come sempre, chiamo Angeli. Questi qua li abbiamo riforniti alcuni su caritashop.com. Quindi dovreste trovarli, sono stupendi, questo io lo amo. Le scarpine comode che avevo preso da... Dove avevo preso? Da Bata, se non erro. E andiamo, vi aggiorno. Allora, eccomi qua per comunicarvi una meravigliosa notizia. Allora, vi devo aggiornare su Baby e vi devo comunicare una bellissima sorpresa che abbiamo su caritashop.com da oggi, anzi da ieri che state vedendo questo video e che voi state vedendo il video. Oggi dovrebbe essere martedì. Lunedì c'è stato il lancio della mia nuova collezione Rainbow Colors che indosso adesso e che è stupenda, ovvero la collana, gli orecchini, il bracciale e la cavigliera, che adesso vi faccio vedere perché dovrei alzare la gamba, ma non è il caso, quindi dopo ve la faccio vedere. È stupenda ed è una nuova collezione, ovviamente sempre in argento 925 bagnato in oro, con tutti i cristalli colorati. È bellissima. Veramente ho creato questa collezione proprio perché volevo qualcosa di semplice, di colorato, però fine e semplice, che andasse bene per tutti i look, per tutte le occasioni, e così è. Infatti io la indosso sempre, mi piace proprio, e di solito a volte ci sono alcuni gioielli che o metti la collana o metti gli orecchini perché non vuoi essere troppo. Invece questo qua, anche indossando tutta la parure, veramente è bellissimo. Anche con orecchini e collana stanno benissimo, che sono molto fini ed eleganti, brillano tantissimo dal vivo. Comunque ragazze, io li amo e so che vi stanno piacendo tanto, perché ho dato l'annuncio su Instagram e praticamente mentre che davo l'annuncio già stavano andando a ruba, quindi ho detto wow, piacciono tantissimo, sono sempre felice quando vi piacciono. Ovviamente lo sapete che vi arriveranno sempre in pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, arrivano nella scatolina, arrivano col certificato che appunto ha tutte le specifiche, che sono con materiali pregiati, che sono nickel free, quindi... Ah, poi sono anche regolabili, questa è una cosa che mi chiedete sempre, quindi c'è un po' di catena dietro, potete metterla più lunga, più corta, quindi anche se avete un polso piccolo, polso grande, vedete, c'è sempre. Poi c'è la targhetta Carlita, comunque sono stupendi, non scoloriscono, non... insomma sono top, quindi spero tanto che vi piaceranno, io li amo, piacciono tantissimo, adoro, 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 e sono anche scontati in promo lancio su caritashop.com per pochissimo. In realtà anche adesso sto parlando, sbrigatevi perché già stavano andando a ruba ieri, quindi quantità alla fine sono sempre poche, anche facendone tanti subito finiscono, perché spesso voi mi dite ah, ma io lo volevo magari dopo 2 o 3 giorni. Non è colpa nostra, noi veramente ne facciamo sempre di più, però subito finisco, quindi buon per noi, buon per voi, perché vuol dire che vi piacciono. Sono scontati in promo lancio, quindi ovviamente se li prendete adesso sono scontatissimi, costano poco, il prezzo è piccolissimo, veramente super super onesto, perché questi prodotti di questi materiali eccetera potrebbero costare tranquillamente il doppio, ma io metto proprio i prezzi giusti giusti giusti, perché voglio che anche le ragazze più giovani o magari quelle che studiano, comunque magari chi c'ha i figli non può permettersi tante cose, li possa acquistare, quindi questo è il senso. Però sono veramente top di qualità. E poi per l'occasione sul sito troverete questa tenda, mi sta mangiando, non so perché oggi mi sento attaccata con questa tenda. Comunque sul sito troverete per l'occasione anche tantissimi gioielli scontati, c'è una grandissima promozione sui gioielli, quindi anche se volete prendere magari altri gioielli, fate un ordine unico perché li trovate scontati, quindi approfittate che veramente tantissimi tantissimi modelli, tantissimi gioielli sono scontati. Abbiamo deciso di lanciare nuovi e mettere un po' di sconti su tutto, così vi sbizzarrite, vi divertite, so che amate gli sconti. Comunque, a parte
parte questo, quindi vi aspetto su caritashop.com e vi volevo aggiornare anche un po' su Baby, perché Baby sta facendo il cattivello. Allora, innanzitutto è ancora qua, vi faccio vedere. Oh mio Dio, non ci fa la pancia all'inquadratura. Comunque la pancia è enorme, ragazze. E in pratica, praticamente cosa è successo? Che non so se vi avevo ancora detto questa cosa, che praticamente Baby si è rigirato. Cioè, voi vi ricordate che più o meno quando andai a Formentera, quando tornai, che tutti quei movimenti sentivo, Baby si era girato, quindi praticamente stava con la testa in giù. È successo invece da... io adesso sto alla 37esima settimana, più o meno da una settimana è successo che si è rigirato, quindi praticamente adesso sta con la testa qua su. Infatti io mi sento proprio suo capuccione qui, sta con la testa sopra, quindi adesso è podalico, dovrebbe dirsi. Quindi vabbè, quando me l'ha detto il dottore io sono stavo tipo per piangere, perché ovviamente non lo so, non è una cosa grave, però comunque mi è dispiaciuto perché stava andando tutto bene. Io ci tengo tantissimo a fare il parto naturale e quindi ovviamente se resterà così si dovrà fare un cesareo. Però comunque manca ancora un po' di tempo, perché comunque sono alla 37esima settimana, tutto potrebbe succedere, potrebbe girarsi da un momento all'altro, non so, poi datemi anche le vostre esperienze, non so, rincuoratevi un pochino, perché alcune... allora, il ginecologo mi ha detto che adesso comunque il bambino pesa circa 3 kg, più o meno quasi 3 kg, 2,8, 3 kg, e quindi è un po' difficile girarsi perché è grande. Però comunque un sacco di signore, un sacco di persone mi hanno detto, anche mie amiche, che comunque può capitare tutto da un momento all'altro, che all'improvviso si giri e ti inizino i dolori, quindi potrebbe iniziare anche un parto naturale. Altrimenti comunque se resterà podalico dovremmo comunque fare un cesareo. Comunque io spero che tutto vada bene, soprattutto principalmente che lui stia bene, che starà bene, che nascerà bellissimo, sanissimo, eccetera. Per me non mi interessa, comunque, cioè non è che non mi interessa, però cioè il fine ultimo per me comunque la sua salute è lui, quindi ho naturale o cesareo, comunque mi affido molto alla natura e non mi punto su una cosa, e seguo anche comunque il mio ginecologo con i consigli che mi dà. Infatti domani devo fare di nuovo un altro tracciato. I tracciati stanno facendo spessissimi, ho tantissimi movimenti, tantissimo singhiozzo, tantissimo di tutto, quindi penso che lui non ce la fa più, vuole uscire. E che bello, però non vedo l'ora. Allora ragazze, baby shower, che seguitemi su Instagram, venite adesso su Instagram a seguirmi, perché vi farò vedere tutto, vi farò vedere un po' del baby shower che abbiamo organizzato in questi giorni, la festa con tutti gli amici e parenti. Poi abbiamo organizzato anche l'evento nascita, che però ci sarà appunto quando nascerà il bimbo. E veramente sono giorni frenetici in cui io e Dario facciamo i salti mortali per fare tutto. Stiamo preparando la stanza di Baby, l'abbiamo verniciata, appena sarà finita ve la faccio vedere. E ci mancano le tende, ci deve arrivare la stanzetta che l'abbiamo ordinata già da un po', ci deve arrivare il trio, anche ci arriverà a giorni. Qualunque cosa ve la mostrerò sempre prima su Instagram, perché comunque è più immediato. Anche se dovessi andare a partorire oggi, ovviamente vi darò la notizia in anteprima sempre su Instagram, perché prendere video, YouTube eccetera è più complicato, però cercherò di essere attiva fin quando posso. Comunque voi seguitemi su Instagram, che là è sempre tutto in tempo reale. Carlita Dolce ovviamente mi trovate. Vi dicevo, per la stanzetta stiamo cercando la carta da parati che vogliamo mettere, perché l'abbiamo verniciata, stiamo cercando le tende. Stiamo aspettando stanzetta trio. Mi avevate detto che non mi avevo fatto vedere i pannolini già ce li ho, ve li mostrerò su Instagram, ho fatto super scorta. Poi mia cognata, adesso vi faccio vedere che servizio mi ha fatto mia cognata. Ovviamente ringraziamo tutte le persone che ci stanno aiutando, in primis siamo io e Dario, che comunque siamo veramente fortissimi insieme, perché comunque veramente il nostro amore è talmente forte che noi non ci mettiamo mai bastoni dalle ruote, non ci sono mai litigi fra di noi, quindi cerchiamo sempre, magari sono un po' più tensione, sono più nervosa, lui mi sopporta, sa come prendere. La stessa cosa io con lui, quando vedo che si stanca troppo, perché lui comunque anche si impegna tantissimo a far filare tutto, perché poi comunque abbiamo sempre il nostro lavoro, lo shop online, io comunque anche con Instagram, con YouTube continuo sempre a lavorare, quindi veramente la squadra forte siamo io e lui. Poi ovviamente anche le nostre famiglie ci stanno aiutando, famiglie, amici. E vi voglio far vedere, a questo proposito,
la sistematezza, non so come si possa dire, di mia cognata che mi ha fatto un lavoro che non so, cioè veramente io dovrò farle una statua, è meravigliosa, mi ha lavato tutte le cose di baby, io lo dirò che la sua zia ha fatto questo per lui perché veramente, cioè, mi commuove, ci penso, le ho messi tutti in bustata, adesso ve lo faccio vedere e così magari potete prendere spunto. Comunque, adesso vi porto un po' con noi, vi faccio vedere un po', anche se sto vlog non è un vlog, perché ogni volta ho talmente tante cose da dirvi, vi devo aggiornare, che davvero questi video vengono lunghissimi, però veramente spero che vi arrivi tutta la mia emozione, tutta la mia felicità, tutto il mio entusiasmo, e vi ringrazio tantissimo per tutto il vostro affetto, la vostra vicinanza, sia qua su YouTube, su Instagram, vi sento fortissimo, siete veramente importanti per me, quindi grazie, 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 e venite a vedere nuovi gioielli, non solo, ci sono tantissime novità su Carita Shop, nuovi prodotti, perché sapete che c'è stato il Sana, quindi abbiamo tantissimi nuovi prodotti di Alchemilla, bellissimi, tantissimi prodotti di Eteria, cose nuove anche di Apiarium, comunque ci sono belle novità, le trovate in home page, trovate tante di queste novità, sono ancora scontate in promo lancio, quindi venite a vedere, io sono troppo troppo felice per tutto, lavoro, famiglia, baby, per tutto, quindi spero che mi arrivi tutta la mia felicità e spero che anche voi siate felici, che la vita vi stia andando bene, e se non vi sta andando bene è un piccolo momento, perché sicuramente vi andrà bene, fidatevi, così un piccolo momento, ci sono questi piccoli momenti, ma non è tutta la vita, magari è una giornata, magari sono due giornate, magari è un periodo, non vi preoccupate, voi pensate sempre positivo perché tutto vi andrà bene prestissimo, fidatevi di me. Se questa è la cavigliera ed è bellissima, vedete, cavigliera e bracciale, adoro, vi piace? Adesso faccio vedere anche i gioiellini, aprendoli nelle scatoline, come vi arriveranno. Se eccoli qua, come vedete noi li mettiamo anche nelle bustine per proteggere ulteriormente durante il trasporto eccetera, quindi mettiamo una doppia protezione con la bustina, poi c'è il certificato, c'è spiegato appunto come conservare al meglio i vostri gioielli, e appunto c'è la collana, la cavigliera, il bracciale e gli orecchini, sono tutti stupendi, adoro, ma guardate quanto brilla. Vedete, questa ad esempio è la collana, per farvi vedere, che porta sempre la targhetta qui, si può allungare, regolare, adesso la faccio vedere anche fuori. Se guardate alla luce del sole come brillano, sono stupendi, io li amo. Faccio vedere anche di nuovo la cavigliera, oh mio Dio, sto facendo le acrobazie, c'è anche i pupi. Comunque sono bellissimi. Grazie, guardate che bello. Con la luce del sole, cioè siamo sempre in casa, però con la luce naturale sono stupendissimi. Adesso vi faccio vedere, c'è anche mia suocera. Adesso vi faccio vedere qua mia cognata che servizio che ha fatto, stupendo. Guardate qua, cioè che meraviglia. Abbiamo messo tutte le bustine. Queste adesso li devo controllare, che le ha messo alcune cose per cambio selezionate, altre cose per categoria, con le bustine, queste che ho preso su internet, vedete qua ad esempio sono tutte le i pannucci, questi per esempio sono, cosa sono? Questi sono, saranno i bodini, vedete, questo tipo un cambio dove c'è una tutina, queste sono del Re Leone, sono troppo belle, sto passando all'aereo, sto passando un sacco di aerei, questo è un altro cambio, vedete, dove c'è il cappellino, il pannuccio, c'è tutto, no vabbè, adorabile, comunque fatto un servizio stupendo. Adesso poi me li sistema, sono tutti lavati, sterilizzati. Cosa c'è? Ragione, l'aereo. Poi ci metto anche le etichette, perché qua dentro ci sono anche le etichette, perfino queste cose qua abbiamo lavato. Ma cosa c'è? Ma cosa c'è? Non essere gelosa. Il pupazzo di Simba abbiamo lavato, tutte le cose per la culletta, questo, ecco, queste sono le cose mie, vedete, c'è tutto ragazzi, un servizio stupendo, grazie.
questa canzone praticamente la, no, la canzone che quando siamo andati a fare il corso preparto abbiamo fatto praticamente la respirazione, le cose su questa, con questa canzone che secondo me è bellissima, è rilassantissima. Quindi io partirò con questa canzone, sì, vero amore? Sì, però è bella, veramente molto molto rilassante. Comunque è la colonna sonora del Gladiatore, se la volete sentire. Comunque questi sono i miei gioielli che sono bellissimi, li adoro. Bene amore? Sono bellissimi ragazzi, comprateli perché poi... finiscono subito, è vero. Poi basta. Comunque siamo ancora alla ricerca delle tende, ancora non l'abbiamo trovata, raga. Vi voglio far vedere in questa fantastica scatola che già vi avevo accennato, mi ha fatto mia suocera, è troppo troppo carina già la scatola. Cosa mi ha messo dentro? Ha fatto troppo, una cosa troppo carina, io adoro queste cose, poi cioè sono fatte col cuore, vabbè, comunque tralasciando tutte le mie parole inutili, però veramente mi piacciono questi gesti, queste cose fatte a mano. Lei ha messo questo qua che è un portafoto. Poi queste cose sono le cose più belle, le cose che fa lei, perché lei fa tutte queste cose a uncinetto, sono bellissime. Cappellino, è troppo troppo bello. Poi ci sono queste scarpette che sono, le ha fatte un po' più grandi, invernali, perché comunque gliele metteremo in inverno, quindi sarà un po' più cresciutello. Poi la camicina della fortuna, perché in tante mi avevate detto che nel video della valigia, degli acquisti, non ve l'avevo fatta vedere. In realtà ne ho più di una, perché me l'hanno fatta sia mia mamma, sia mia zia che mia suocera, quindi in realtà ne ho tante. E adesso le laverò e ovviamente le disinfetto anche queste qua, perché si mettono proprio appena nasce e poi si conservano, quindi adoro. Poi c'è un bavaglino, poi c'è qua qualche, una tutina dovrebbe essere, hanno una magliettina troppo carina con le righe, con l'orsetto. Poi c'è questo che è la mia cosa preferita in assoluto ed è un bavaglino che è troppo bello, con anche questo qua attaccato sopra che ha fatto sempre lei, è veramente troppo troppo bello. E poi, anzi no, ah, poi c'è questo qua che è il si mette vicino alla culletta un ciocciottino, che questi lei li fa anche come tipo bomboniere, come regalini, troppo troppo carino. E poi no, la cosa più bella, dicevo, in realtà è questa qua, ed è una coperta bellissima di lana che ha fatto lei a mano, con tutti questi accessori attaccati, scusate lo smalto ma devo rimuoverlo, è bellissima perché appunto ad ogni angolo, vi dicevo, c'ha questi qua, vedete? Sono bellissimi, che la rendono ancora più particolare. Ed è una coperta azzurra bianca dove c'è anche un po' di... come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome. Merletto? No, merletto. Cordoncino di raso, insomma, questo qua. Comunque è bellissima, cioè lei fa delle cose stupende. E la cosa bella è che sia mia mamma che mia suocera sono bravissime a fare queste cose, e non c'è una cosa più bella, perché poi questa qua, oltre ad utilizzarla, oltre ad essere buona di qualità perché è vera lana pura, è anche un bellissimo ricordo poi per quando si farà grande, perché ovviamente sono cose che si conservano, si passano, noi siamo abituati così di figli in figli eccetera. Poi qua invece ho preso un po' di cosine che mi mancavano, che sono andata da questo negozio che c'è nel centro commerciale e ho preso un po' di asciugamani, queste qua azzurre, per lui, e anche per me ho preso allora un po' di asciugamani che porterò appunto in ospedale, e alcune mi hanno detto usa e getta, magari per l'intimo, invece per la parte superiore, per il viso, ho preso queste qua. E poi questo completo con le ciabatte, e queste appunto vanno bene anche per la doccia, perché in camera, in clinica avrò la doccia, e appunto sono assorbenti, sono molto belle e costano poco, quindi nel caso poi dopo, tipo 7 euro, nel caso poi dopo non mi conviene neanche poi a pulirle, a lavarle, ma le butto proprio, le uso solo lì, insomma, se no mi porto i microbi all'ospedale o sono un po' fissata. E poi ho messo questa bella accappatoio che è bellissima, appunto per portarmela lì, e abbinata con le asciugamani, ne ho presi due, sempre per il viso, comunque per multifunzionali. E quindi adesso penso di avere proprio tutto. Se scenetta fit stasera, leggera, ho preparato riso basmati, questo riso basmati integrale, faccio un sacco di tempo per cuocersi, pollo e carote,
mio amore, con l'insalata. C'è anche un altro po' di insalatina. Adesso mangiamo, siamo leggeri, siamo fit, perché in questi giorni abbiamo fatto i super fat. E abbiamo fatto i super fat ciccioni. E quindi stasera cena leggera. Buon appetito! Buon appetito!